Polizia è la più grande realtà territoriale mai sciolta per mafia nel nostro paese, perché anche Reggio Calabria, che è stato sciolto per mafia, è più piccolo di Ostia. Qui si stava zitti. Questo era il metodo. Qui stai zitto. Chi contrasta questo sistema, quelli come me, sono pochi, vivono male. Sei una sorta di wanted. Poi ci ammazzano come cani, ci sparano, non è che si giocano. Questa era una zona abbandonata, militare, pericolo di mine, nessuno ci veniva, c'erano tanti pesci e tanti uccelli. Subito dopo la guerra c'era una grande fame e quindi all'osteria, un po' ubriachi, dicevano queste cose, a parte che non li credeva nessuno, ma qualcuno è esordito dicendo: ma se c'è tutto sto pesce e tutti questi uccelli, andiamo se li a prendere, pesciaroli, fruttaroli. Legando le due barche una all'altra con la corrente, in due giorni sono arrivati qua giù. Quando sono arrivati all'ora del tramonto e si sono accorto quanto era bello sto posto. Tutte le settimane tornavano e si sono sistemate le prime 4-5 case. Chi era sta gente? Era gente di Monteverde, gente della Magliana, gente di Testaccio, Primavalle, San Lorenzo. In quei quartieri è nata la malavita di tutta Roma. Sono convinto che Ostia non aveva né colpa né peccato. C'aveva la sua porzione di delinquenza come tutte le altre città, ma non un'importanza così predominante da far succedere quello che è successo. Le bande di Ostia dipendevano da Roma, erano gregari. Roma all'epoca è venuta qua e ha detto: o lavori per me o t'ammazzo. Perché a Ostia c'è una così importante concentrazione di attività criminale? Perché c'è il mare, perché c'è l'aeroporto internazionale di Fiumicino, perché c'è la grande capitale del paese. Mare e aeroporto di Fiumicino, tramite i quali arriva la droga. Tantissima droga, sin dagli anni Ottanta, cioè da quando c'era la banda della Magliana. Noi scopriamo alla metà degli anni 90 un clan importantissimo che era ad Ostia e lavorava sull'attività degli stupefacenti, che è il clan Triassi. Di Ostia mi ero già occupato nel 1997, quando ero pubblico ministero a Palermo e cercavo Pasquale Cuntrera, il più grosso narcotrafficante della storia di Cosa Nostra, che era fuggito dal carcere di Parma per un cavillo burocratico e si era reso irreperibile. Quando Cuntrera esce dal carcere, io faccio fare subito una verifica sulle cabine telefoniche e trovo che da una cabina di queste era partita proprio una telefonata verso Ostia. Quell'utenza è un'utenza dei Triassi. Fratelli Vito e Vincenzo Triassi sono due siciliani originari di Siculiana in provincia di Agrigento che si erano trasferiti nel litorale romano ed erano considerati da parte degli inquirenti romani all'epoca dei terminali di un possibile traffico internazionale di stupefacenti. L'ipotesi non credo che fosse assolutamente infondata visto la loro vicinanza con quello che era il più grande narcotrafficante della storia di Cosa Nostra, Pasquale Cuntrera. Ci stiamo parlando praticamente di altissimi livelli del narcotraffico internazionale.
Ci sono i Contreras Caruana, sono i Rothschild della mafia. Sono coloro che hanno riciclato i grandi denari di Cosa Nostra siciliana verso gli Stati Uniti e il Canada per anni. I Triassi, i loro colonnelli, arrivano a Ostia e cominciano a fare la più importante attività, quella degli stupefacenti. Quando io, a tempo dopo, arriverò a Ostia, in quei 4 mesi in cui ci sono stato come delegato del sindaco, la prima cosa che faccio è proprio quella di pigliare Vito Triassi e mandarlo via da uno stabilimento balneare che questo gestiva, senza averne alcun titolo ufficiale, lo stabilimento balneare che era affidato tra l'altro alle suore, dove ci andavano i bambini e le colonie. La droga a Ostia è veramente una piaga spaventosa, ha provocato la grande criminalità. 9 ragazzi su 10, soprattutto di Ostia Nuova, sono preda dei pusher e a loro volta spacciano. L'attività investigativa denominata Nuova Alba comincia nel 2012, quando viene ritrovato un ordigno esplosivo in uno stabilimento balneare di proprietà della famiglia Giacometti, una famiglia conosciuta alla squadra mobile e alle cronache giudiziarie, diciamo, perché era legata a Paolo Frau, noto personaggio legato anche alla banda della Magliana, che poi fu ucciso a Ostia Lido. Intuendo, insomma, quello che poteva essere la portata dell'attentato, sono state studiate le organizzazioni criminali che insistevano su quel territorio. In particolare si è posta l'attenzione sulle famiglie Fasciani e Triassi. Carmine Fasciani è una persona di estrema determinazione, mai violento, volitivo, autorevole, non autoritario, riferimento di tante persone che pensavano di potersi rivolgere a lui per avere un consiglio o altro. All'epoca dell'attività Fasciani era agli arresti ospedalieri, però già lì riceveva i suoi sodali e impartiva le disposizioni per mantenere parte del controllo criminale sul territorio di Ostia. E le attività sono le attività tipiche delle associazioni mafiose che operano in un territorio, dall'estorsione ai danneggiamenti, agli atti intimidatori, che consentono di esercitare pressione sulla popolazione e farsi riconoscere dalle altre organizzazioni criminali e ovviamente controllare il territorio. La famiglia dei Fornai, io ci andavo a prendere il pane da ragazzino, capito? Non posso parlare male. Poi dopo tante cose si vengono a sapere, lo so che lo facevano, ma no, non è che posso dire. Da una parte mi vantavo pure, dai, c'è l'amico potente a Ostia. La maggior parte delle storie, secondo me, sono state acclamate e gonfiate. Per salvare Roma gli serviva un capo espiatorio e hanno gonfiato Ostia. Tutti si sono sentiti prepotente, ma a metà di quello che gli hanno dato, secondo me non glielo do. Nuova Alba nasce all'esito di dichiarazioni di un cosiddetto pentito. Termine orrendo, pentito, perché io non è che voglio fare un discorso filosofico oppure semi-religioso. Il pentitismo non ha niente a che vedere con la condotta di chi si pente per gli altri, cioè di chi
racconta fatti nefasti su altre persone, raccontali su te stesso, quello è pentitismo, allora mi pento, ma che tu ti penta per conto degli altri e a danno degli altri, non è pentirsi, quello si chiama, a Roma si chiama infamità. Sebastiano Cassia è un soggetto che è già pregiudicato per associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto legato alla mafia siciliana, in particolare alla mafia del Siracusano. È stato creduto soprattutto nella parte in cui, parlando di Carmine Fasciani, si racconta che era amico di Senese, che era amico dei Triassi, che era amico della mafia siciliana. Nasce in questo modo la leggenda di Fasciani, il grande boss di Ostia, il grande padrino di Ostia. I Triassi sono i luogotenenti di Concera Gaspare, Pasquale e Paolo, e per loro gestiscono il traffico di cocaina e l'usura. Ho avuto modo di incontrare due volte i fratelli Concera a casa dei Triassi. Una volta a casa di Vito, l'altra da Vincenzo, nel 2006-2007. E ho avuto modo di constatare che i Concera davano ordine ai Triassi rispetto al traffico di cocaina e all'usura. Il ferimento di Triassi Vito nel 2007 è stato eseguito per motivi legati alla gestione dei chioschi, ossia degli stabilimenti balneari del lungomare di Ostia. L'attentato a Triassi Vincenzo è stato più di recente, 2010-2011, ed è maturato per ragioni connesse esclusivamente alla cocaina. I Triassi sono stati quindi estromessi dagli interessi criminali di Ostia, che attualmente sono gestiti dagli Spada e dai Fasciani, che gestiscono anche alcune appalti. Questo stato delle cose è stato stabilito in una riunione tenutasi presso una sala giochi SNAI ubicata sotto casa di Vincenzo Triassi, alla quale hanno partecipato Vito Triassi, Fasciani Vincenzo, un siciliano detto Zio Ciccio d'Agata e uno degli Spade. Ai Triassi è rimasto soltanto il traffico di armi. Cassia racconta la pax mafiosa che è avvenuta in Ostia tra i Fasciani, tra i Triassi e tra le organizzazioni che li insistono anche per volere di Michele Senese. Michele Senese sta dalla parte dei Fasciani anche per il fatto che hanno interessi comuni nel campo della cocaina. Fanno forniture comuni, poi ciascuno vende per conto proprio. Fasciani su Ostia, Senese al Quadraro. Sono venuto a conoscenza che i Fasciani hanno delle persone presso istituti bancari e società finanziarie di Ostia che gli forniscono i nomi di imprenditori in difficoltà ai quali non sono stati concessi finanziamenti. Questi soggetti in difficoltà vengono avvicinati e gli vengono concessi prestiti con tassi usurari. Poi, nel momento in cui il prestito non viene onorato, i Fasciani pretendono come pagamento gli immobili che le vittime possiedono. Ossia, non è che un campo di papaveri o di margherite, ci sono anche esponenti di una certa malavita. E si rivolgono spesso a lui perché persona autorevole, persona introdotta in un certo mondo, nel mondo che conta effettivamente sotto il profilo economico. È storico il rapporto tra la criminalità organizzata di Ostia e l'eversione nera romana, in particolare dei nuclei armati rivoluzionari, i NAR. Questa relazione viene magnificata da rapporto tra Gennaro Mokbel, estremista di destra storico, ma anche grande affarista e grande imbroglione, e la famiglia Fasciani, in particolare Don Carmine Fasciani. Mokbel chiederà quindi a Carmine Fasciani di poter iniziare proprio da lì, da Ostia, la sua avventura politica. Carmine Fasciani era detenuto agli arresti domiciliari, spesso andavano delle persone a trovarlo. Mi ricorda quello che mi disse il maggiore dei carabinieri. Mi disse un giorno: avvocato,
faccia una cortesia, gli dica di non vedere tutte queste persone, perché non sono persone raccomandabili, si sta comportando tanto bene, però gli dica, per come prudenza, di non sentire queste persone. La sua sfortuna forse è stata quella di vivere a Ostia, quando ormai Ostia era un po' terra di conquista, quindi era una specie di assalto alla diligenza, un po' per la struttura diciamo geografica di Ostia, un po' per la vicinanza al mare, un po' per gli stabilimenti che erano appetiti dalla maggior parte degli imprenditori poco corretti di Ostia, e non solo imprenditori, anche degli uomini politici. Gli interessi economici che muove Ostia sono enormi. Se si considera il turismo, le attività del porto turistico, le attività dei lidi balneari e tutta l'economia comunque fatta di esercizi commerciali, di esercizi pubblici che necessariamente attirano gli interessi della criminalità organizzata. In 9 case su 10 non occorre la violenza espressa, perché basta il nome della famiglia Fasciani. Nei casi residui la violenza serve come moneto per una questione di rispetto verso l'organizzazione e per conservare il prestigio sul territorio. Il grande monopolio della cocaina è dei Fasciani, che hanno numerosi contatti anche all'estero. I Fasciani hanno capacità di far arrivare a Ostia centinaia di chili di cocaina che arriva via terra. Il giro d'affari criminale qui su Ostia è legato allo spaccio di sostanze stupefacenti, principali piazze di spaccio, di rifornimento della droga, che ovviamente gira su Ostia, zone dell'entroterra e quindi di conseguenza di Acilia, di Bitinia, di Ostia Antica, dei quartieri San Giorgio, che conosciamo bene essere posti dove comunque sia lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte di queste famiglie criminali era sicuramente gestito da loro ed aveva un'importanza piuttosto notevole. Cioè, a Ostia l'illegalità diffusa era la regola, mentre su Roma io posso dire il problema principale è la corruzione. A Ostia la corruzione non è che non ci sia, c'è e come, ma il problema principale di Ostia sono le mafie che controllano il territorio. Quello che ha comportato questa indagine è far riconoscere per la prima volta l'esistenza di un gruppo di soggetti facenti capo ad una famiglia e quindi di una realtà associativa con le caratteristiche dell'associazione mafiosa, che non fosse 'Ndrangheta, Camorra o Cosa Nostra, ma altro, ossia criminalità mafiosa di tipo autoctono. Manca in Nuova Alba, manca il lavoro sulla cosiddetta zona grigia, tanto che la Cassazione dice che emerge in questa associazione mafiosa che viene riconosciuta il ruolo dei direttori di banca, dei custodi giudiziari, degli impiegati dell'asso balneare, i funzionari pubblici, i commercianti. La mafia aveva ha saturato la società di Ostia, ha tutto in mano, completamente tutto, eppure di questi colletti bianchi, possiamo chiamarli così, della mafia, di questa zona grigia, di questa mafia che sta nel mezzo, non c'è traccia. Con l'operazione Nuova Alba per la prima volta si acclarò in qualche modo che a Ostia esisteva un controllo da parte di organizzazioni di tipo mafioso. Nel 2011 cambia la situazione criminale di Ostia. Arriva una nuova famiglia, quella degli Spada. Come arrivano? Tramite un duplice omicidio. Uccidono 2 membri della vecchia banda della Magliana, Giovanni Galleoni, detto Baficchio, e Francesco Antonini, detto Sorca Nera, 2 soci che spadroneggiavano in particolare a Ostia e Nuova Ostia.
gli Spada li uccidono e si impongono alle due famiglie dei Triassi e dei Fasciani come terza famiglia importante nel racket della droga e nel controllo del territorio. Degli Spada, una famiglia di etnia Rom che ha iniziato la sua ascesa criminale anche avvicinandosi e appoggiandosi alla famiglia dei Fasciani, conseguentemente occupandone anche spazi da questa lasciati vuoti. Quando è successo il fatto di questi due omicidi, io avevo l'edicola in via del Sommergibile, c'era mia figlia in edicola, passo di là e vedo che c'era una confusione, era già successo il fatto. Ho detto, questo non è giusto. Alle 3 di pomeriggio fare un gesto di quel genere, se passava un bambino, quello che poteva succedere se sbagliavano la mira. L'importanza degli Spada, la sete di potere degli Spada e la voglia di emergere e di imporre con la violenza la propria presenza, invece fa sì che la famiglia Spada, con Ottavio Spada, Carmine Spada, detto Romoletto, Roberto Spada e appunto l'egiziano Saber, decidano ed attuino invece l'omicidio, il duplice omicidio di Galleoni ed Antonino. E da qui nasce l'ascesa criminale degli Spada, che già era in atto, già gli Spada erano riconosciuti, ma questo duplice omicidio fa salire, oltre che alla cronaca, anche al livello criminale successivo, una famiglia che poi col tempo si va a imporre con estrema violenza sul territorio. Quando ho cominciato a vedere la polizia e i carabinieri, tutta la confusione e tutto quanto, ovviamente mi sono avvicinata io alle forze dell'ordine per dire, ma mo che cosa succede? Mi ricordo che un carabiniere mi disse, e adesso so cavoli. Una cosa che mi colpì tantissimo è che quando vennero uccise queste persone, fecero dei fuochi d'artificio. Non erano i soliti fuochi d'artificio che si fanno alle feste del Ferragosto. Ogni volta che succedeva un incendio, ogni volta che succedeva qualcosa, questi fuochi ritornavano qui. La violenza che riescono a esprimere gli Spada sul territorio non viene espressa da altre associazioni criminali. Loro avevano un impero, loro hanno un impero. Il mare è stato quello che li ha fatti uscire fuori. Non gli bastava più il piccolo, ma volevano il grande. Qui si stava zitti. Questo era il metodo. Qui stai zitto. La famiglia degli Spada si è rafforzata grazie all'aiuto dei Fasciani, conseguentemente ne hanno preso il posto. Dopo il 2013 è riuscita invece a espandere la propria egemonia su più fronti: la droga, le estorsioni, gli esercizi commerciali in cui far riciclare denaro sporco, anche nel racket, nella gestione delle case popolari. Qualcosa non andava su Ostia, si vedevano le pistole, si vedevano gli incendi, si vedevano troppe cose, perciò faccio una bellissima manifestazione con i lenzuoli bianchi attaccati su tutti i balconi, con una fiaccolata per dire no alla mafia e al degrado. Questo nel famoso 2008. Combattevo contro chi aveva il potere, ma non aveva un nome in quel tempo. Nessuno faceva il nome. Anche se uno se lo può immaginare, però c'era, lo sentivi anche con la nascita dei chioschi. I primi chioschi dati in gestione e li vedevi incendiare perché c'era chi li voleva. La lotta tra quelli della banda della Magliana, con quelli degli Spada, con quelli dei Fasciani, non si capiva. L'alleanza tra gli Spada di Ostia e i Fasciani
è avvenuta nell'interesse di entrambi, quando i fasciani hanno visto che gli Spada stavano acquisendo più potere nel territorio di Ostia e hanno ritenuto più utile averli come alleati che come concorrenti. Il prestigio di cui godono gli Spada è ancora molto inferiore a quello di cui gode la famiglia Fasciani. C'è un fatto che collega però Fasciani a Spada. Il buon Spada, Carmine, inteso Romolo, Romolo o Romoletto, ha un padre e una madre, ovviamente. Il padre acquista la casa nella quale abitava Carmine Spada, acquista questa casa. E questa casa chi gliela vende? Gliela vende il padre di Fasciani. Questo è il contatto, il primo contatto fra Fasciani da una parte e Spada dall'altra. Gli Spada trattano sostanza stupefacente nella zona di Torbella Monaca e si riforniscono dai Fasciani. Mentre i Fasciani vendono lo stupefacente solo a determinati clienti fissi, gli Spada non fanno distinzione, la vendono a chiunque ne faccia richiesta. Per arrivare a scoperchiare anche questo racket è stata particolarmente utile la testimonianza di Michael Cardoni e di Gianni Tamaro, iniziata nel gennaio del 2016 a seguito della gambizzazione del padre di Michael Cardoni. Si tratta di due clan contrapposti. Abbiamo da un lato quello degli Spada e dall'altro quello dei Galleoni Cardoni. C'è sempre stata una rivalità nella gestione ovviamente del malaffare ad Ostia, una rivalità nella supremazia. Stavano sotto casa, mi devono punire. Oh, quelli sono 30.000. Che da Ostia te ne devi innare, perché sono tarantelle, capito? Tu armati, sempre col coltello, mettono bello affilato. Tanto, ma io proprio sono 200, che vuoi fare? Chiama i guardi, Michael. Che chiama i guardi, ma che serve? Non gli disse cose. Ma come che? Ma che no, fai no, ammazzare? Sì, ma lascia ammazzare, mi lascia. Così ci ha messo in mezzo i casini pure a noi. Noi che demo fammo? Lo denunciamo pure noi. Che demo fa? Qua ci ammazzano come cani, ci sparano, non è che si giocano. Nell'ottobre del 2015 Massimo Cardoni è stato attinto da due colpi d'arma da fuoco sparati da due persone, da almeno due persone, che si trovano a bordo di un motociclo. È anche un dato significativo il quadro delle relazioni reciproche che si intrecciano, che intrecciano questi gruppi criminali. Questa operazione riguarda un settore, diciamo così, particolare, specifico di attività della famiglia Spada, perché oltre a un fatto di una condotta di lesioni aggravate, un grado di lesioni aggravate ricollegabile alla gambizzazione avvenuta il 22 ottobre del 2015 in danno di Massimo Cardoni, noi oggi contestiamo una serie numerosa di estorsioni consumate, tentate estorsioni commesse da componenti della famiglia Spada nei confronti di un altro di componenti di un altro gruppo criminale che era particolarmente attivo, particolarmente protagonista sulla scena criminale di Ostia, lo è stato negli anni passati, e oggi questi componenti di questo gruppo vengono fatti oggetto di un'attività pesante, un'attività da parte della famiglia Spada che consiste soprattutto nella loro, come dire, nella loro espulsione dal territorio.
hanno pensato di costruire a nord di Ostia, Ostia Ponente, quartiere di 600 quasi palazzine, una più bella dell'altra, solo che i costruttori sono stati un po' avari nei materiali, perché per la sabbia non hanno pensato di comprare sabbia buona, era la sabbia salata, il ferro che ci metti dentro si arrugginisce tutto e te crolla il palazzo. È successo di facciate intere che sono crollate. C'è stato un sindaco dell'epoca che ha pensato bene di fare un accordo con questi costruttori, le ha fatte occupare queste case. E da chi? Da tutte le borgate romane. Dove c'era una baracca, la baracca spariva, la famiglia della baracca saliva su un camion, caricavano tutti i suppellettili, le portavano qua e le mettevano. In tre notti hanno riempito i 600 appartamenti e Roma si è liberata da 8 borgate. Noi ci siamo trovati da 30.000 abitanti e un lato di biciclette a 120.000 abitanti, con un 10% di quelli che erano arrivati che erano gente di malafede. Praticamente siamo arrivati con 100 scippi al giorno, droga, prostituzione e usura, chiaramente, no? Gaspari è una piazza di spaccio attiva sostanzialmente 24 ore su 24. Le modalità principali sono tutte fuorché spaccio per strada, cioè la cessione non viene effettuata su strada, ma al riparo da occhi indiscreti. C'è un sistema di vedette sia sui balconi sia proprio per strada. La principale piazza di spaccio e all'interno di questi sei palazzi che sono circoscritti e chiusi da cancellati. Il movimento è costante ed è 24 ore su 24. In questo momento già ovviamente ci hanno visto e quindi stanno adottando le contromisure, ovvero nascondere di nuovo tutto lo stupefacente. Spesso lo stupefacente viene appositamente nascosto in altre abitazioni di persone anche incensurate. La cosa particolare è che chiaramente ogni palazzo, ogni via vende la sua sostanza stupefacente, quindi se qui principalmente viene venduta la cocaina, nella via parallela, che è via Baffico, viene venduta l'eroina. Via Antonio Forni non è famosa soltanto per la testata di Roberto Spada, ma anche per l'omicidio di Galleoni e Antonini qualche anno prima della testata. Eccolo qua, questa dove siamo proprio alle spalle di Piazza Gasparri e adesso stiamo per entrare a via Antonio Forni. Questa è una delle principali piazze di spaccio qui di Ostia, Piazza Gasparri, dove sostanzialmente adesso, come abbiamo visto, scendendo le macchine, qualcuno già ha preso le precauzioni. Buonasera. Ogni luogo è stato, come volete vedere, utile per nascondere lo stupefacente. Buonasera. Qui purtroppo non abbiamo trovato solo sostanze stupefacenti, ma anche armi di diverso calibro, di diversa grandezza e dimensione. Vedete, sono tutte cantine.
una delle primissimi sequestri e arresti che abbiamo fatto qui a Piazza Gasparri avveniva proprio all'interno di questa cantina. Qui abbiamo trovato qualche mese fa due pistole di piccolo calibro, bilancini di precisione, perché qui veniva effettuato uno scambio, una cessione. Si vede in maniera esplicita proprio quando noi arriviamo, si attiva tutto un meccanismo, no? Le persone iniziano a contattare chi sta magari spacciando, le vedette informano chi devono informare, chi ha lo stupefacente lo butta, quindi si disfa dello stupefacente che ha a disposizione, chi lo deve nascondere lo nasconde. Qui è molto facile occultare armi, droga, sostanza stupefacente di qualsiasi genere e anche autovetture, motorini, che potrebbero essere utilizzati per qualsiasi cosa. Qui abbiamo sequestrato anche ingenti quantità di stupefacente e di armi veramente nascoste in posti impensabili, perché il territorio si presta sostanzialmente ad occultare qualsiasi cosa. Vedete la semplicità qui e la facilità di occultare oggetti, armi o stupefacente è massima. Spesso qui sostanzialmente le persone vengono pagate per mantenere. Le organizzazioni cercano persone magari disperate o persone che non hanno più lavoro e che quindi per poche centinaia di euro mantengono un borsone, mantengono della sostanza, magari anche inconsapevolmente, nel senso non sapendo cosa c'è veramente in un borsone o in una busta, però si ritrovano ad essere poi inseriti in un grande sistema. Ultimamente hanno fatto dei sgomberi con le spada, io so che praticamente un sacco di polizia, pattuglie, ambulanza, hanno chiuso proprio una via finta, secondo te, queste cose, diciamo, sono come se fossero case popolari. 1200 mi sembra che qualcosa, nulli familiari, come ti dicevo 800 sono regolari, che hanno pagato, che poi gli altri rimanenti sono irregolari. Mi piace, c'è un guardiano, gli danno 20 euro, c'è pure là che mi piace. Però tutta la cosa nasce, diciamo, dal debito. 1000 euro diventano 2000, diventano 4000, diventano 5000, ti dicono per chiudere la cosa dammi casa e te la vai, naturalmente, quello disperato. E dice pure quasi grazie. Lo perseguono, gli fanno i dispetti, le cose, quando esce magari pure per strada, gli vanno a casa, magari davanti alla moglie. Io c'ho pure più che per me, a tardi c'ho pure per i miei figli, perché tipo l'altra sera, guarda che c'è un disegno che abbia. C'era un tipo, una decina di napoletani, e una era napoletana, era mezzo che strillava, gli accidonomo qui, via qui, lo trovo chi c'ha, quello che poi passavo io, no? E quello che mi ha avvertito a me, che quello è veramente matto, che sta a minacciare quello per telefono, che il primo stronzo che passava gli sparava. Quello che a me, certo, io me ne sono ridito, però stavo cagando nell'occhio, c'era quella situazione surreale. Gli Spada vivono nella zona di Ostia Ponente, di Piazza Gasparri, in quelle che sono le case popolari assegnate dal municipio. La presenza di queste persone del quartiere e la presenza di questa famiglia è diventato un vero e proprio clan criminale che, grazie alla forza dell'intimidazione, dell'assoggettamento, sono riuscite a gestire in maniera vera e propria e talvolta diretta le case popolari che si rendevano libere
talvolta addirittura liberando le loro stesse da persone, cacciandole, e quindi conseguentemente ad avere un vero e proprio dominio di queste case, che venivano o date in assegnazione ad altri affiliati al clan, ovvero vendute a persone che ne avevano bisogno ma che pagavano l'intero compenso al clan criminale, che quindi diventava il vero gestore delle case popolari di Ostia. Personali, sequestro di beni, nel corso delle indagini 150 kg di sostanza stupefacente sottoposta a sequestro in vari momenti, rinvenimento e sequestro di armi, questi ovviamente sono i numeri di questa attività di indagine condotta all'arma dei carabinieri, particolarmente importante anche per i tempi in cui questa indagine ha trovato sviluppo, perché segna la costante presenza dello Stato nelle sue diverse articolazioni su un territorio così importante e delicato come quello di Ostia. Mio marito nel 2007 perde il lavoro, entra in depressione e c'era un qualcosa che dovevo recuperare per la famiglia. Qui a Novossia non è che trovi il lavoro da un giorno all'altro e sistemi la persona. Lui aveva la sua liquidazione, io avevo dei risparmi. Piuttosto che vedere mio marito che stava male, ho detto cerchiamo di investire questi soldi in qualche cosa. E mancava questa edicola. L'edicola diventa un punto di riferimento anche per i cittadini, perché io stavo là e perciò qualunque persona aveva qualunque problema veniva lì. L'edicola con gli anni andava abbastanza bene, la famiglia stava tranquilla. Succede che viene commissariata Ostia, si parla di mafia, la famiglia Spada era sott'occhio. Io guardavo dal di fuori, non volevo esserci dentro. Il magistrato Sabella fa un mandato di sgombro alla palestra di Roberto Spada. Lavorando in edicola, guardavo sempre al di fuori. Un giorno mi arrivò una telefonata. La compagna mi dice: Sabrina, tu ci devi aiutare perché la palestra è del quartiere, devi andare tu a parlare con Sabella. A parte che non ne avevo nessuna voglia e non l'avrei fatto, ma non ne avevo neanche il potere. Tanto più che al telefono mi sento dire: vabbè, tu non ci vuoi aiutare, attaccami al telefono e finisce la situazione. Quando arrivo a Ostia scopro che Roberto Spada gestisce una palestra in locali che sono di proprietà del comune che è occupata abusivamente. Quindi come delegato del sindaco mando i vigili urbani, la faccio sgomberare e riprendo il possesso da parte del comune di quell'immobile. È cambiata un po' tutta l'aria, era diventata pesante proprio viverci. 13 giugno, era di sabato. Io stavo prendendo un aperitivo con tutte le mie amiche, mi arriva una telefonata di una persona che abitava di fronte all'edicola e mi fa: Sabrina Cori, abbiamo chiamato i pompieri, le serrande dell'edicola stanno andando a fuoco. Arrivo là, mi trovo gli Spada fuori all'edicola che mi dicono: dai Sabrina, non ti preoccupare, stai tranquilla. Ho cominciato proprio a dire: e questa non è mafia, io la mia edicola me la sono sudata e domani mattina sono un'altra volta aperta, perché se questo è un dispetto o a me o al partito, spero più al partito che alla persona, io ho detto avete sbagliato, perché io denuncio tutti. Io ho riaperto l'edicola con la polizia, i carabinieri, e quel giorno c'era anche la Dicos, venne anche un qualcuno della mia famiglia a dirmi di dimenticare quel nome, perché io avevo una figlia, un marito. Nell'arco di un anno hanno portato a farmi chiudere l'edicola. Ho cercato di resistere, ma all'ultimo non ce l'ho fatta. Loro avevano fatto terreno bruciato.
intorno a me. Ho deciso di chiudere l'edicola quando un giorno avevo dei calendari attaccati sulla tenda fuori dall'edicola, mi ricordo di Padre Pio, e una signora anziana con la figlia sono passate, la signora guardava il calendario e la figlia gli ha detto no, no, passa avanti perché qui non c'entra. Ho capito che dovevo abbassare la seranda e trovarsi un frigorifero vuoto e rialzarsi, perché poi è brutto, perché poi uno si rialza. Dico, chi è stato? Io ho fatto una denuncia contro ignoti, ma poi tanto ignoti non lo sono. Si appropriavano di ciò che ritenevano avere bisogno, e quindi poteva accadere che qualche appartenente del clan entrasse in esercizi commerciali prendendo capi di abbigliamento senza sentirsi in obbligo di dover pagare il corrispettivo. Se tu ci dai i soldi, noi siamo contenti, cioè in pratica se c'ha delle azioni e tu ci dici guarda, è ipotesi, 100.000 euro e li do tra 10 giorni, mi date un altro mese e vi do gli altri restanti 150.000. Allora io ti sto dicendo, vai a prendere i soldi intanto, è da ieri che stai girato i 2.000 euro. Vabbè, sono in banca. Ti dico una cosa, se sistema il problema, perché uno te può venire pure incontro, eh? Ma conto nel senso svelto e dici, poi sì, poi io lo dico, quando viene, non è che si incassa di più. Allora io ti dico a te, che per domani gli dico che ci dai l'altra rimanenza tra domani e sabato. Le pretese dello Spada nei confronti del commerciante nascevano da un prestito usurario che, come sempre accade, il commerciante non era riuscito ad onorare. Il debito diventava più pressante e si passa alle minacce di morte. Prima te levi il suo problema, è meglio, mamma, guarda, l'argente dopo ciò. Ma mi prendo un cazzo, mi sto parlando piano. Prima ti levi il problema, è meglio, così poi ognuno per la sua strada. Non c'è più per culo, perché guarda, se c'è più per culo finisce male, noi siamo tanti. Non fa cazzare, non ci prendere per il culo, no. Dacci quello che ci devi dare e prima possibile daccelo, perché mo mi devi dare la legge. Guarda, allora, forse non hai capito, prima ci dai tutti i soldi, oh, e prima te levi il dente, non hai capito, ancora ci vuole avere che fa con noi. Chiama l'agenzia e dice c'è una persona interessata al bar. Ci vado con mio nipote e ti trovo un certo Aldo. Dice però ci sai, i primi tempi non lo posso comprare, me lo pigli in gestione, poi lo acquisto, poi facciamo un statto, famo consegna delle chiavi, mi diede degli assegni, vado per incassare, era tutto vuoto. Vengo qui e trovo il figlio di Aldo alla cassa e gli dico con tuo padre, quanto ci posso parlare? Ha detto, ah, mio padre non c'è, se vai di là ci sta Armando. Poi è uscito Armando e mi disse, senti, non ti montate tanto la testa, perché soldi per te non ce ne stanno. E perché? E perché non ce ne stanno? Ti devi accontentare così? E te no, qua non va bene. E mi dice, hai visto tuo fratello che fine ha fatto? Tutti faremo fare peggio. Manco le mura trovi! Stanno i zitti. E stanno tutte qua, le sigarette, dai, io dai le buongiorno. Dai le buongiorno. Gliela vuoi tassazionare, Quando ero a Palermo, io sapevo perfettamente chi erano i mafiosi, ma non sapevo dove fossero, perché non sapevo dove si trovavano. A Roma sapevo dove stavano tutti, ma non sapevo chi fossero in realtà. Mi ricordo un commerciante che, mentre mi dava una cosa che avevo comprato, mi disse, dottore, ma capisci che sono venuti a prendersi il mio sudore? Me lo
messo in testa che volevo fare una pazzia. Volevo arrivare e sfondare la vetrata. Visto che il locale non me lo daranno manco per 10 anni, se non fra 10 anni, io ho pensato bene, mi metto nel furgone, mi faccio tutta la vetrata, che ammazzo ammazzo, che accoglio coglio, però ne parlerà tutto il mondo. Mi chiama l'ufficio del ministro Minniti e mi ha detto a che ora era l'indomani lo sfratto. Hanno fatto i peggio dispetta, moglie mi doveva massacrare, peggio parolacce, di tutto e di più mi hanno fatto, ma io sopporto tutto. So stare con il bene e con il male. Sì, pronto. Sì, la Verisur. C'è un'intrusione in corso, stiamo mandando polizia e forze dell'ordine. Va quando bene. Lei arriva sul posto, se vede che ancora non è arrivato nessuno, non entri perché sono ancora all'interno. Va bene, grazie. La ricontatto fra poco. Non hanno mai smesso di farmi dispetti, di mandarmi gente a dire come ti sei permessa, sono una famiglia per bene. I vecchi, era gente d'onore. I giovani sono diventati così balordi. Si sono appoggiati a Casa Pound, infatti qui Casa Pound prese molti voti perché c'erano loro. Vedevo che loro stavano a feste in Piazza Caspari con loro. Casa Pound dichiarava di mandare tutti al bar di Roberto Spada a fare colazione perché non guadagnava più. Poi dietro si è andato a vedere quello che dice la cronaca all'Impero. Io l'Impero dietro non ce l'ho, te lo garantisco. E quindi noi siamo qui oggi a chiedere ufficialmente alla magistratura italiana che apra un fascicolo d'inchiesta su di noi per appurare quali sono i rapporti criminosi, se esistono, fra noi e il clan degli Spada. Io voglio chiedere pubblicamente al ministro degli interni di chiarire se c'è questo rapporto di voto di scambio fra Casa Pound e un'associazione criminale. Me lo dica domani il ministro degli interni, visto che lui ha le informative, ha i documenti della magistratura, i documenti dell'antimafia, ci faccia sapere subito il ministro degli interni se Casa Pound ha o meno un rapporto criminale, perché in questo caso se Casa Pound avesse un rapporto criminale di voto di scambio, di quello che vi pare, andrebbe sciolta immediatamente. Da 30 anni ad Ostia la criminalità organizzata ha un rapporto stretto con l'eversione nera. E allora mi chiedo se sia un caso che a novembre 2017, alle elezioni municipali, Casa Pound totalizzi il 9% dei voti, il suo record nazionale, mai più eguagliato. Si dice che Spada è capo di un clan mafioso che eredita la figura carismatica di Carmine Fasciani. Si è arrivati a dire che era il cane di Fasciani. È sempre stato un cittadino autorevole, tutt'altro che cane di Tizio, Caio o Sempronio, a capo di una famiglia numerosa, due fratelli, uno che muore presto, l'altro, il famoso Roberto, incensurato quando sferra quella famosa attestata al giornalista, per il quale viene denunciato è condannato per mafia. Ma sono qua perché i giornali, e tu l'hai letti, scrivono il clan Spada con Roberto Spada sostengono Casa Pound. Il sostegno degli Spada ha fatto prendere a Casa Pound il 18% a 9%. Roberto Spada ha dato una testata a un giornalista che lo stava intervistando, inseguendolo anche con un bastone, aiutato anche da un suo guardaspalle, Ruben Alves del Puerto. Ho due che sta qua. La conseguenza qual è stata? Di aver innescato un procedimento a valanga. Se non ci fosse stata quella testata, non ci sarebbe stata mai nemmeno l'ombra di una contestazione di mafia. Roberto prende una condanna di anni 6 per lesioni
aggravate dal metodo mafioso. La valanga porta a colpire tutta quanta la famiglia Spada per essere i promotori di un clan mafioso. Cioè non hai utilizzato il metodo, ma sei tu la mafia. Loro volevano dimostrare la supremazia della loro posizione, della loro persona in quel territorio dove il giornalista si era permesso di entrare. Dopo l'aggressione subita dal giornalista Rai, dal suo cameraman, con evidenti segni ematici, nessuno li ha aiutati, nonostante fossero in pieno giorno e per strada. In quel territorio nessuno si è sentito in dovere di chiamare aiuto o di prestare aiuto. La mafia a quel punto diventa la seconda pelle di Spada. Carmine, Spada, Roberto e del terzo Spada, il nipote Ottavio. Quando hanno arrestato Roberto Spada sono rimasta molto colpita, perché non mi aspettavo che lui si rivolgesse in quella maniera a un giornalista. Ma poi ho capito che quel gesto era stato fatto perché dovevano far vedere chi era più forte. Sono stata abbandonata in tutto, sia politicamente, sia come persona. La mafia di Ostia non è mai cambiata e se questa è la mafia, ci sarà sempre. Operazione Eclissi, effettuata il 25 di gennaio, si riesce ad arrestare capi, gregari, mandanti di diverse attività criminali, a fare luce su tantissime attività di tentati omicidi, estorsioni, gambizzazioni, e arriviamo poi ad una sentenza che potrei dire fa storia, che dice appunto che ad Ostia c'è mafia e che il clan degli Spada è da ricondurre ad un clan di tipo mafioso. Questa sentenza riconosce sostanzialmente che sul litorale di Roma c'è la mafia, si può parlare di mafia a Roma, e esprimiamo soddisfazione per questa sentenza. Io, in qualità di sindaco, rappresento il comune di Roma, sono qui per rappresentare la vicinanza a tutti quei cittadini che ogni giorno fanno e compiono azioni per contrastare l'illegalità, il crimine, in questo caso la mafia. Quindi noi siamo qui, le istituzioni insieme possono vincere, dobbiamo restituire fiducia a tutti quei cittadini onesti che sono la maggioranza e che per troppo tempo hanno avuto paura. È importantissimo aver condannato la mafia dei Fasciani, è importantissimo aver riconosciuto, almeno in una prima fase di giudizio, la mafia degli Spada, perché in un territorio come Ostia è come liberare l'aria dall'inquinamento. Nel marzo del 2015 il presidente del municipio si dimette e al suo posto Ignazio Marino nomina uno dei suoi assessori e la scelta cade su di me. Successivamente a Roma, subito dopo la retata di Mafia Capitale, era arrivata la commissione governativa per sciogliere Roma per infiltrazioni mafiose. Alla conclusione che il Consiglio dei Ministri adotta il 27 di agosto del 2015 è di non sciogliere Roma, ma di sciogliere il municipio di Ostia. Di oggi si conferma che la situazione è una situazione seria, grave. Certamente non ci potrà più essere nessuno che nega che a Ostia c'è la mafia e ci sono le mafie. Ostia non è un territorio mafioso, perché le migliaia di centinaia di migliaia di abitanti che stanno in questa bella parte del territorio del comune di Roma sono persone per bene, ma le mafie a Ostia ci sono forti, sono insediate, si comportano come si comportano le mafie, occupano il territorio, usano la violenza
e sanno riversare attraverso relazioni il loro denaro, il loro potere nella vita reale, nella vita economica, sociale di questo territorio. Noi riteniamo che a Roma ci siano molte mafie da molto tempo, che tra loro hanno fatto un patto di non belligeranza e che, guarda caso, lo hanno fatto tanto tempo fa con una sorta di benedizione della banda della Magliana, che guarda caso era la cassa di un certo Carminati, che guarda caso è anche un riferimento di mafia capitale. Così. Eccoli. Piano. Guida lui. Guida lui. Signora, vada fuori. Togli le mani. Ad Ostia non solo è arrivata mafia capitale e ha toccato il presidente del municipio, ma ad Ostia le tre famiglie mafiose storiche, i Triassi, i Fasciani e gli Spada, sono qui da prima che venisse analizzato il fenomeno di mafia capitale. Come sempre accade quando in un territorio insistono più organizzazioni mafiose, quando viene colpita una di queste, si ridiscutono tutti gli equilibri. Quando sono arrivato a Ostia da assessore, sono andato in incognito con una macchina anonima, nessuno ancora mi conosceva, ed era il mese di febbraio. La sensazione di sentirmi osservato, la sensazione di sentire gli occhi alle finestre, tutti che guardavano. La direttrice del municipio, un giorno dopo che era arrivata lì, si trova i vetri della sua macchina rotti. Silvia Decina, delegata diciamo per l'aspetto politico, che si vede oggetto di lanci di cicche di sigarette, la responsabile del sociale che subisce un bruttissimo tentativo di violenza sessuale, io che vado a fare un sopralluogo sul lungomare e lì mi trovo seguito con due soggetti che mi aspettano davanti al comune. Che cosa è venuto a vedere nel nostro stabilimento? A parte che non è vostro lo stabilimento, ma voi lo state gestendo in concessione, poi saranno pure affari miei. Capisco che devo mettere mani alle concessioni dei balneari e quindi cerco di prendere le carte. È un'impresa mica facile, perché le carte erano andate a fuoco. L'ufficio del litorale era stato attinto da un incendio strano che aveva proprio colpito quel magazzino dove c'erano contenute le concessioni balneari, quindi tutta la storia delle concessioni. Concessioni di stabilimenti, di spiagge regolari non ne ho trovate manco una, più o meno gravi. Mentre proprio ero lì avevo predisposto termine per la decadenza di una 16-18 concessioni. In molte concessioni ci avevano fatti i muri di cemento armato col filo spinato sopra che sembravano dei lager. È tutto, vedo delle vergognacole aggiunte da più corrotta d'Italia. Mangiatevi un altro po' di soldi. Con quella delle allora non parli. Ma mangiatevi un altro po' di casi dei nomi che lei dipende. Ma ci sono i nomi? No. Mangiatevi un altro po' di soldi. La delinquenza a Ostia è sempre esistita, però dopo gli anni 80 questa delinquenza si è perfezionata innanzitutto, è entrata a far parte dei poteri forti locali.
I poteri forti di Ostia sono gli imprenditori, che noi li chiamiamo prenditori, prenditori di Ostia, soprattutto sul bene così primario che è il mare di Roma, le spiagge. Questa situazione chiamata mafia balneare, controllano l'amministrazione, i famosi colletti bianchi che insieme ai politici che hanno fatto il brutto e cattivo tempo e ancora continuano. Anche la malavita locale cominciano a entrare, a farne parte, quindi diventano a un certo punto tutt'uno, tutta una cosa, di quello che proprio chiamiamo mafia balneare. I fasciani con la storia del village erano entrati anche loro in questo business del mare di Roma, che è l'oro di Roma, elargito, concesso alla malavita. Abbiamo degli stabilimenti che si sono accaparrati i fasciani, uno stabilimento si sono pigliate gli Spada, varie attività commerciali controllate sempre da queste famiglie, Vito Triassi che se ne gestiva uno. Tutti i cosiddetti mafiosi di Ostia avevano degli interessi in qualche stabilimento balneare. È inevitabile che a Ostia la criminalità organizzata mettesse le mani sugli stabilimenti balneari, perché chi conosce la criminalità organizzata sa che alla criminalità organizzata non sfuggono certo le attività economiche più redditizie. L'oro di Ostia è il mare. A Malindi sono stati costruiti dei palazzi proprio in riva al mare con i soldi neri anche di Ostia. Il denaro che rende questo oro di Roma viene anche utilizzato in quella maniera, perché più del 50% è in nero. All'inizio ci sono state fatte proposte, promesse, e poi insomma qualche minaccia velata anche verso i miei figli. Chi contrasta questo sistema, quelli come me, sono pochi, vivono male perché sei una sorta di wanted. Io non posso passare sul lungomare, sulle spiagge così, perché mi conoscono benissimo. Mauro Balini è un amico eccezionale, un ragazzo che faceva il bagnino. Una sera faceva un braccio di ferro su a Sisto, un personaggio della famiglia, Vittorio Balini, che quando è iniziato lui era un sommozzatore. Ha avuto la forza e l'intelligenza insieme al fratello di inventarsi la base petrolifera che sta a 3 km al largo. Ed è un sistema per non far attraccare le petroliere al porto. Questo brevetto è di questa famiglia Balini. Era un uomo molto attaccato alla famiglia, ha deciso di comprare la casa a tutti i fratelli, a tutti i nipoti. È tornato a comprare uno stabilimento per ogni fratello. Poi ha preso i nipoti pure ai nipoti. Quando è stato a Mauro, Mauro gli ha dato il curso insieme a un cugino e gli ha detto sì, io lasciavolo a lui questo. Io preferirei fare un'altra cosa, ho un sogno, vorrei fare il porto di Ostia. Mauro Balini è il presidente del porto turistico di Ostia. Nel 2015 viene arrestato per bancarotta fraudolenta, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, intestazione fittizia di beni. Ma la cosa più importante gli accade nel 2019, quando la Guardia di Finanza, dopo un lavoro straordinario, addirittura di recupero di vecchie intercettazioni telefoniche di decine di anni prima, gli confisca una quantità di denaro impressionante. Mauro Balini è il prototipo del colletto bianco. Ha fatto un errore per il quieto vivere. Ha preferito dar lavoro a una cooperativa della zona, andava a lavorare un po' di tutti, capito? Quindi c'è gente per bene, gente meno bene dentro. La Guardia di Finanza recupera vecchissime intercettazioni telefoniche, fa un lavoro sulle società immenso, scoprendo anche relazioni di Mauro Balini con
la criminalità organizzata, in particolare col clan Spada, col clan Fasciani, con una figura molto importante di ex narcotrafficante che è Cleto Di Maria, a cui Balini affitta due soldi, un bar molto importante sul lungomare che è La Cuna Matata. Mauro Balini dà 5.000 euro al mese alla moglie di Roberto Giordani, alias Cappottone, noto pregiudicato della criminalità organizzata. La Guardia di Finanza gli confisca 840 posti barca, molti pacchetti di titoli azionari, 897 unità immobiliari sparse per il Lazio, 7 autoveicoli ed una moto, per un totale di 516 milioni di euro. Esposito Marco nasce come appartenente al clan dei Triassi, ma successivamente se ne affranca in un qualche modo e in maniera autonoma, soprattutto poi dall'operazione Eclisse, emerge nell'ambito del sistema criminale, soprattutto nella gestione della principale piazza di spaccio, segnatamente Piazza Gasparri. Dopo l'arresto di Roberto Spada ci sono state una serie di azioni criminali che in un qualche modo ci hanno fatto capire che c'è un riposizionamento delle forze in campo e anche dei clan contrapposti tra di loro. In natura i vuoti non esistono, se c'è un vuoto qualcuno lo riempie. Gli Spada finiscono nei guai. I magistrati li catturano uno ad uno fino al 2019, quando la Corte d'Appello commina a loro 3 ergastoli. La loro debolezza fa avanzare la camorra ad Ostia, che vuole conquistare le attività economiche degli Spada. C'è una guerra, si sparano. Per evitare che la guerra faccia troppi morti, si ricorre a Roma. Invece di vedersi a Roma, si vedono davanti a un bucatino la matriciana a Grotta Ferrata. Chi? Diabolic, Fabrizio Piscitelli, il capo della tifoseria della Lazio, e Salvatore Casamonica. Salvatore Casamonica rappresenta gli Spada, Fabrizio Piscitelli la Camorra. Vediamo se riusciamo a comporre questa storia ed evitare di spararci per strada. Sta cosa di Ostia è importante, mo se stanno ammazzati. Se volete noi possiamo mettere tutto e fate la pace, però deve essere la pace. Io sui miei metto tutte e due mani sul fuoco. Il sì deve essere sì e il no deve essere no. In realtà accade che Fabrizio Piscitelli ad agosto del 2019 viene ucciso. Il sensale presente a quell'incontro di Grotta Ferrata, l'avvocato Lucia Gargano, verrà arrestata. Muovendosi nel mondo degli stupefacenti si generano degli interessi illeciti, equilibri ma anche degli squilibri. Gli squilibri possono portare a frizioni e di conseguenza anche a episodi omicidiari. Questo è il mondo della droga. Ostia è nostra, di chi c'è nato, se la sente sua. Tanto che quando andiamo fuori Roma ci allontaniamo un giorno, quando si ritorna a Ostia all'altezza da Ciglia già si rivede il profilo del mare e noi sentiamo già casa, dobbiamo andare a casa nostra, il terreno ci chiama proprio, capite? È una cosa più forte di noi.
La mafia, Ostia, c'è come? Io la definisco l'università della mafia, perché ogni tanto viene qualcuno nuovo a fare dei corsi accelerati qui a Ostia. C'è la mafia comune, fatta di delinquenza, e poi c'è la mafia quella politica, dei colletti bianchi, e Balneari, che messa tutto insieme, un unico prodotto, che è quella che si tramuta in poteri forti che controllano tutto il territorio dal punto di vista amministrativo, politico, imprenditoriale. È impossibile da spiegare cosa sia l'odore di mafia, quel clima che si respira in certi territori dove capisci che anche i muri sono orecchie e le finestre sono degli occhi. Quella sensazione che io avevo a Palermo di essere guardato, schedato, controllato, a Ostia ho avvertito chiaramente questa sensazione. A Ostia forse non come a Napoli, non come a Corleone, non come a Platio o a Reggio Calabria, ma questo controllo del territorio c'è da parte delle organizzazioni mafiose. Vedette, sentinelle, ce ne sono tante agli angoli della strada. Le famiglie della criminalità organizzata di Ostia sono state scompaginate dagli arresti e dagli ergastoli. Ora la partita se la giocano l'Ndrangheta e la Camorra, nuove famiglie dell'Ndrangheta e della Camorra. E con l'emergenza sanitaria, che indurrà e sta inducendo una straordinaria crisi economica, le piccole e medie imprese del turismo e non solo, di Ostia e della capitale, hanno sempre più bisogno di soldi. I soldi le mafie li hanno, glieli prestano a tasso zero, senza voler indietro neppure chissà quali interessi, tanto il fine è quello di conquistare queste attività economiche. La magnifica preda sono bar, ristoranti, stabilimenti balneari, hotel. Sarà questa la nuova Alba di Ostia?